grazie davvero Presidente. Siamo perfettamente in orario con i nostri lavori. Io adesso, se c'è qualcuno che vuol fare delle domande, ecco, funziona così. Se ho delle domande, facciamo un giro, interventi naturalmente brevi, domande di minuti al massimo, e poi alla fine, vedremo dopo di queste domande, ci sarà una risposta. Vabbè, adesso, allora, uno, avanti. Io, lei è il Presidente, non volevo interrompere, però semplicemente sul mio primo una riflessione qui. Sì, invece, ma non aspetta lei, né questa sera, ma non aspetta lei, rispetto al fatto che chi gioca i nostri soldi possa fare ciò all'estero, ciò che non può fare in Italia con i nostri soldi. Ma questo è l'altro ragionamento, è una provocazione molto bene questa questione del contenzione, mi chiede il Presidente che voglio intervenire. Se c'è contenzione ci sono anche parti, e oggi giustamente ospite di una parte, io dico legittimo. Ieri sarà sicuramente la più l'invito di una delle altre parti, perché se si fa in tribunale si due, la parte della regione che spesso partiamo, l'altra parte sono i cittadini, comunque. Poi faremo presto un convegno su queste cose e noi comitati, comuni ed altro, naturalmente ci firmiamo su questo. La lettera che è arrivata di vito del comitato Valcesano, quello che ha battuto la Edison recentemente, perché possa partecipare ad un incontro proprio su questi temi e sentendo anche altri partner. Dico questo perché sarò brevissimo su altri e vado per titoli, quindi mi scusate se non posso enunciarli, perché io mi sarei aspettato in questa locandina che mi viene data non solo i due documenti presenti, ma anche un terzo. Questo è il terzo documento. Cos'è il terzo documento? È del 25/5/2012, è l'impugnativa con cui il governo porta al Consiglio di Stato, alla Corte Costituzionale, la legge 3 della Regione Marche e materialmente la massacra. Materialmente la massacra. Dico questo perché il sottoscritto, questa provvedimento è stata 3 anni. 3 anni fa disse in sede di Cremle che questa legge aumentava il contenzioso scolastico. Non lo diminuiva. Perché? Perché il contenzioso aumenta nella misura in cui si pensa di interpretare la semplificazione come facevano le regioni. La semplificazione non è facile. È capacità produttiva anche dell'ente pubblico di rispettare i diritti fondamentali, quelli citati da lei, che l'ultimo, e solo da lei, perché prima di tutto vengono i diritti inalienabili, salute e proprietà, poi viene anche l'ambiente, poi viene anche il diritto di impresa, e che sono contenuti nell'articolo 2 della legge, passato non su proposta della Giunta, ma su un emendamento da loro preparato e votato in Consiglio, il Presidente ne sarà sicuro. Che cosa succede? Ora è evidente che con un'impugnativa di questo tipo, il contenzioso aumenta. Perché vengono travolte tutta una serie di cose. Non è l'arroganza burocratica che risolve i problemi, è la capacità dell'amministrazione pubblica di essere all'altezza dei tempi e quindi di utilizzare le tecnologie, certamente, ma non di presumere di decidere da solo. Altrimenti vengono fuori cose inenarrabili che vede puntualmente la Regione Marche e in particolare l'ufficio che è perdere. Decido un caso solo, decido un caso solo, lei che poteva fare la controrelazione, la faremo nella sede della Giunta. Bravo. Un caso solo, bravo. San Benedetto e Tronto, Stoccaggio che è destinato alla visione della legge 6/3, gli uffici regionali e quelli ministeriali non ci sono ancora, il 17 va giù l'ufficio regionale e cosa succede? Non sono per ma se fossi un'azienda privata si potrebbe dire dov'è la funzionalità di quei dirigenti che non sanno gestire le leggi e probabilmente sarebbero pure licenziati. Con una battuta finale direi che la situazione economica, politica e sociale di questo nostro paese, ripetendo quello che disse un grande giurisconsulto romano, o uspettando le catiline, a puntiere pazienze nostre. Per favore, dite il nome e cosa rappresentate.
per procedere e poi dare le risposte. Vabbè,